Lei ha detto entro il 5 maggio si trovi una soluzione. Perché questa data? Perché noi abbiamo una data fissata dal Tribunale che è il 28 di aprile e quella è la deadline che ha stabilito il Tribunale e che l'azienda è chiamata a rispettare. Siccome è stata palesata, diciamo, la possibilità di prendere ulteriori giorni per fare eventuali approfondimenti, noi abbiamo voluto mettere un solco invalicabile che è il 5 maggio, su cui l'azienda si è impegnata e noi naturalmente vigileremo affinché questo impegno venga rispettato, perché non c'è davvero più tempo a disposizione. Ora, oggi è stato fondamentale ricevere questa rassicurazione sul pagamento degli stipendi, però sappiamo bene che ci sono stati problemi nel pagamento dei fornitori, delle aziende dell'indotto, e perché questa vertenza va avanti da troppo tempo, e vale la pena ricordare che si tratta di un'azienda che opera in un comparto di grande crescita, interesse dal punto di vista del mercato. Questo paradosso deve essere superato al più presto. L'azienda vi ha detto proprio testualmente che chiederà altri giorni al Tribunale? No, però non ha escluso questa ipotesi e noi, come si dice nel dubbio, abbiamo ritenuto comunque di fissare una data che per noi non può essere superata in nessun modo. Certo, mi sento di esprimere una preoccupazione. Il timore è che prima o poi la vicenda precipiti verso un fallimento e questo naturalmente è l'elemento che desta preoccupazione e che ci spinge appunto a dire diamoci una tempistica certa e facciamo bene, ma facciamo anche presto.